La liberazione è avvenuta fondamentalmente per l'azione delle armate degli alleati. Sul piano militare è evidente che le divisioni tedesche sono state sconfitte dall'azione delle armate alleate. Però per riconoscimento dei stessi comandanti alleati la resistenza ha fortemente contribuito, perché dietro le linee tedesche ha organizzato la guerriglia, ha indebolito le resistenze tedesche e ha favorito l'avanzata delle truppe alleate. C'è stato un ampio riconoscimento. Dopo il rastrellamento di Deruta, avvenuto il 6 marzo del 1944 contro gli innamorati e la Brigata Leoni, in aprile ci fu la svolta di Salerno. E tutto il lavoro politico e organizzativo nelle zone occupate dai nazisti prese un ritmo diverso, più intenso e più preciso. Il compito di condurre la lotta contro l'occupante nazista e i fascisti non era solo imperniato sull'attività dei partiti, ma anche sui CLN, che erano gli organi decisivi per guidare l'insurrezione prima dell'arrivo degli alleati. In aprile il Partito Comunista di Perugia fece un'importante riunione del Comitato Federale a Montemelino, nella zona del Trasimeno. Era presente, in sostituzione del compagno Fedeli, destinato ad altri incarichi, il compagno Bibolotti, Aladino. Il compagno Celso Ghini, invece, si trovava a Terni con la brigata Gramsci, che poi occupò la città. Furono presi da parte del Partito Comunista provinciale importanti decisioni di sostenere nel CLN di Perugia questa direttiva: rafforzare e preparare tutte le forze partigiane per l'imminente insurrezione e occupazione della città e in primo luogo di Perugia. Tabadario, dopo notevoli difficoltà causate probabilmente da incomprensioni che in quel momento potevano essere anche comprese, fu inviato come commissario politico nella brigata proletaria d'urto di Pietralunga, dopo il rastrellamento subito da questa il 7 maggio del 1944. I contatti con la brigata proletaria d'urto e il CLN di Perugia si svolsero tramite la giunta militare. Il commissario politico Taba fu accettato, dopo l'invito del CLN di Perugia, come commissario politico nella brigata e fu sul posto con il comandante Pierangeli, Geo Gaves, per riorganizzare tutti i battaglioni che avevano subito il rastrellamento. Il Partito Comunista, su richiesta di Taba, mi fece lasciare il lavoro nella zona di Agello e del Castiglionese, inviandomi a Pietralunga nella brigata proletaria d'urto. Per il partito il compito mio era preciso, di fatto dovevo affiancare Taba in ogni decisione politica importante che riguardava la brigata. Feci infatti molte conferenze politiche ed ebbi incarichi di contatto con il CGNN di Perugia attraverso la giunta militare. Nel frattempo fu inviata nella zona, attraverso un aereo, una delegazione alleata. Questa delegazione espresse il desiderio di prendere contatto col CLN di Perugia, secondo gli ordini ricevuti. Il comandante Pierangeli, d'accordo con Taba, mi inviarono a Perugia per comunicare tale ordine al CLN. Infatti, nonostante i gravi rischi che comportava tale missione, raggiunsi il posto stabilito e accompagnai personalmente, per ordine del CLN, i due membri della giunta militare, Angelucci Mario, rappresentante del PCI, e Donati Guerrieri, rappresentante del Partito d'Azione, e raggiungemmo insieme il comando della brigata. Alcuni giorni prima dell'arrivo degli alleati giunse l'ordine che aspettavamo: occupare Perugia immediatamente. Raggiungemmo subito la località di San Faustino. Purtroppo, nello svolgere di pochi giorni, tutto il piano e gli ordini del CLN fu capovolto. Solo Taba ed io ci opponemmo, ma fummo costretti a cedere di fronte alla maggioranza, abbandonando definitivamente l'azione su Perugia. Dopo trattative con gli alleati si riesce ad avere l'incarico di fare la polizia della città, una quarantina di partigiani vengono accettati con Filipponi comandante, che assicura un ordine pubblico.
dopo un po' di giorni, non vorrei dire 10, 12 giorni che dalla liberazione di Terni ci hanno costretto a consegnare le armi. È stata una cosa molto dibattuta perché i partigiani certamente non volevano consegnarle, poi insomma per direttive anche del Comitato Centrale, di Liberazione, del Comitato Nazionale, si è accettato di consegnare le armi. E lì io mi ricordo bene che quel maggiore alleato, non so se era americano o inglese, non vorrei dirlo, il nome non mi ricordo, rimase molto meravigliato quando ci siamo presentati consegnando le armi squadra per squadra, battaglione per battaglione, ammucchiando queste armi lì davanti a loro. Invece il 20 giugno del 1944 i miei ricordi sono molto vivi perché ho partecipato a quella fase, a quei mesi dell'occupazione tedesca e a quelle giornate, e ricordo questo senso profondo di liberazione, ma anche di una liberazione che, come diceva Capitini, non doveva essere solo la fine della dittatura, ma doveva costituire un rinnovamento profondo della società. Quello che animava, diciamo, la parte più consapevole era questo sentimento. E non a caso si andò così facilmente a Perugia anche a superare gli steccati, e si andò a quella manifestazione di così chiamata di conciliazione, che fu un fatto nazionale, creò. Scandalo. Ricordo sicuramente. Il 20 giugno del 44 sono arrivati gli alleati a Perugia. Ma quando si dice sono arrivati, non è che abbiamo visto arrivare un esercito di persone, abbiamo visto una pattuglia. Siccome stavamo sempre in avvistamento come gli uccelli, ci avevano detto che dal rettifilo, sapete, noi chiamavamo il rettifilo la via 20 settembre, quella che porta alla stazione, ci avevano detto che da lì stavano arrivando dei soldati, ma non sapevamo nemmeno chi fossero. Qualcuno si affacciava, cercava di guardare, ma chi poteva, non li conosciamo, non avevamo mai visto quelle divise. Infatti, quando piano piano si sono avvicinati e si sono dimostrati amici, diciamo, ci siamo accorti che erano un gruppo di australiani, pensate, con certe divise stranissime, diverse dalle nostre, e diverse dai soldati, avevano il cappello, avevano un cappello a larghe falde, questi australiani. Erano simpaticissimi, ma spaventati a morte, più di noi che stavamo nascosti sulle cantine, erano spaventati anche loro, coi fucili. E invece immediatamente qualche ragazzo, qualche ragazza sapeva qualche parola di inglese, ci eravamo preparati, qualche parolina, how do you do, sempre per domandarci come stavano. Non eravamo molto esperti nella lingua inglese perché allora non si studiava, anzi il regime fascista diceva che tutto ciò che era inglese era bestiale, e quindi... E chi lo studiava l'inglese? Li odiavamo gli inglesi, in effetti, no? Erano i nostri nemici, sì o no? E allora erano i nostri nemici. E quindi arrivarono questi australiani, questo gruppo, e poi a poco a poco, dalle altre strade, arrivarono con i mezzi, che noi neanche ce li sognavamo, mezzi, autotrasporti di carri armati, pensate, i carri armati messi sopra dei come si chiamano quei trasporta, voi lo sapete meglio di me, trasportavano, c'era il pezzo davanti del camion, dietro c'era il carrello che trasportava questi carri armati, come si chiama? No, non è il rimorchio, sì, sul rimorchio sì, ma c'hanno un nome questi, non mi viene in mente in questo momento. Comunque arrivavano questi mezzi con dei carri armati pesantissimi, arrivarono gente di tutte le razze. Alla stazioncina di Sant'Anna c'erano gli indiani, i Sikh, quelli col turbante bianco, la barba nera, che ci mettevano una paura tremenda, invece erano buonissimi, ma non è che noi trattavamo molto perché non parlavano la lingua, né noi ci permettevamo granché, ma andavamo a guardarli incuriositi. Quando avvenne la liberazione? Noi gli ultimi giorni ci trovavamo a contatto, venivamo a contatto con il
il decimo corpo indiano dell'ottava armata britannica, che aveva già occupato Perugia, perché Perugia era stata liberata il 20 giugno del 1944. Perugia era stata già liberata, ma noi a luglio ancora combattevamo lassù. Ecco. Perché c'è stato un certo periodo, lasso di tempo, che le truppe loro che andavano avanti, che venivano avanti, no? E i tedeschi infatti si ritiravano, ma i tedeschi nella ritirata cercavano di rallentare il più possibile l'avanzata, anche per dar modo alle loro truppe di attestarsi sulla famosa linea gotica a Firenze, fra Firenze e Livorno e Rimini, l'Adriatico, sì. Che ha spezzato per quasi un anno, per vari mesi ancora, l'Italia in due, no? E venivamo a contatto con queste truppe, le quali sapevano di noi, perché nel frattempo il console che noi avevamo fra di noi, quel console americano di cui ti avevo detto che noi avevamo rifugiato nelle nostre file facendolo fuggire dall'albergo Brufani, dove era, diciamo, agli arresti domiciliari, è vero, lui ha preferito venire in montagna con noi e venire con noi anche, lui poi le descrive nel suo famoso libro il console, l'avevamo fatto accompagnare sulle sponde dell'Adriatico e là con un'imbarcazione era riuscito a ottenerci appunto degli sganci di armi, noi degli aviolanci, due aviolanci a noi, è vero, anche con una missione di paracadutisti, perché ormai si erano resi conto e sapevano che noi stavamo lì, no? Si erano resi conti della nostra posizione e anche nel nostro piccolo, della nostra importanza, dato proprio la zona che occupavamo. E appunto quando vennero su queste truppe occuparono Pietralunga, però ci avevamo i tedeschi, diciamo, a vista quasi, no? E allora lì ci furono dei grossi scontri, che loro tiravano con i mortai, i tedeschi, e ferirono, fu ferito anche il capitano Pierangeli, il comandante della brigata, e qualche partigiano morì, e morirono anche i tedeschi naturalmente, perché e noi combattemmo insieme a questi indiani che erano a fianco a noi, insomma, finché poi i tedeschi si ritirarono e noi occupammo definitivamente la zona e dopo ci ritirammo naturalmente. No? Tutti episodi questi di contatto con gli americani che furono, diciamo, prezioso elemento quando poi in seguito De Gasperi contrattò con gli americani la pace, perché noi avremmo dovuto essere il popolo nemico, certo. E è la resistenza che ha salvato l'onore. Quello che ho fatto e ne sono più che soddisfatto, diciamo così. E lo rifaresti. E lo rifarei, e l'ho anche ripetuto qualche volta a questi pseudo storici che vogliono raccontare le cose come fa comodo a loro. Ma più che altro qualche volta mi viene pensato, ma chi me l'ha fatto fare? E invece dico no, l'ho fatto e lo rifarei ancora, perché forse quello che ho fatto io e quelli che hanno fatto tanti altri come me, è vero, è servito proprio a portarci in questo momento che purtroppo non è molto bello sul piano politico della nostra nazione, purtroppo. Però speriamo che tutto si chiarisca. Comunque oggi c'è la libertà di potersi dire le cose in faccia. Ecco. Di poter esprimere i propri pensieri e le proprie opinioni politiche. E questo fa dire che valeva la pena. Che valeva la pena.